primo step vado a colorare la base del corpo con un pastello acquarellabile color carne. Prendo un pantone per colorare la pelle, in questo caso io uso il Dusky Pink e vado a colorare tutta la zona. Ora possiamo andare a riempire le zone con il colore che ci interessa. Con il pastello grigio andiamo a colorare quelle zone dove è visibile la pelle. Ora con il pastello marrone andiamo a intensificare i bordi. Finalmente siamo giunti all'ultimo passaggio. Ora prendiamo il blender, che è il pantone trasparente, e andiamo a sfumare sulla zona dove abbiamo colorato con il pastello. Il video è finito, spero vi sia stato utile e se volete vedere altri video fatemelo sapere qui sotto con un commento. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di condividerlo e di lasciare un like. Volevo ringraziarvi innanzitutto per il sostegno che mi state dando, perché vedo che ogni giorno aumentate sempre di più. Grazie, grazie, grazie. E bene, allora ci vediamo al prossimo video. Vi mando un grosso bacio. Ciao!